La nostra è una piccola azienda, conduzione familiare, che io conduco assieme a Diego Lavo con molta passione. Per me il vino è proprio come un'opera d'arte, nasce prima nella tua testa, devi sentire, devi avere un feeling di cosa vuoi esprimere e dopodiché puoi riuscire a realizzarlo anche nel vigneto. È sicuramente stato fondamentale il mio background artistico, perché questo mi ha aiutato ad essere ancora più libera e più creativa nell'approccio al vino. Libero esercizio di stile vuol dire essere liberi di fare le scelte che si vogliono fare, sia in vigneto, sia in cantina. Ci piace anche provare delle cose nuove e trovare degli spunti nuovi per fare dei prodotti che siano unici nel loro genere. Durante la parte produttiva tu caratterizzi, dai valore al tuo prodotto dandogli una determinata personalità ed è questo che fa la differenza tra un produttore e un altro, tra un vino e un altro, sempre nello stesso territorio. Ogni vino è come se fosse un figlio, quindi devo assolutamente trattarlo in un modo diverso e per me la differenza quindi è assolutamente un valore. Quello che io voglio creare sono prodotti di elevata qualità, ma che abbiano anche delle unicità. Quando una persona beve il nostro vino, beve un pezzo della nostra storia e di Cantrina.